Io oggi devo parlare di PRG, okay, un argomento abbastanza spinoso, e mi devo ripromettere di dire proprio ok, perché la prossima volta non è tanto, cerco di dirlo un po' di meno. Allora, se andiamo con la prima slide, perché Rete, come ho detto, non vuole parlare per sport, ma vuole parlare per obiettivi, e stasera la narrazione che più o meno lega tutti i nostri discorsi è quella, perché anche sul PRG si è sembrato, almeno fino adesso, che siano stati detti molti slogan e siano stati fissati, sì, degli obiettivi sicuramente dallo studio di Goeri che l'ha realizzato, studio specialistico, e quindi anche il piano che ha realizzato è sicuramente un piano di livello. Il problema è capire, secondo me, innanzitutto un pochino la storia di San Marino, per capire come gestire al meglio questo progetto che ci è stato presentato. Ecco, per esempio, queste sono le quattro fasi più o meno che hanno caratterizzato l'urbanistica di tutte le città europee occidentali dalla, diciamo, industrializzazione fino adesso. Già, se leggiamo qua, capiamo che secondo me San Marino almeno due fasi di queste quattro fasi le ha saltate e forse anche l'ultima, quella della riqualificazione urbana, ancora non l'ha neanche implementata. Ed è questo il tema su cui dirò tutto il mio intervento. Noi abbiamo avuto due grossi piani regolatori, uno dell'81, presentato a firma di Sergio Pirenzoli, che era il governo che lo approvò, era guida di sinistra comunista, e quindi diciamo che la progettazione del territorio che ne è derivata è la progettazione che aveva tutto, diciamo, dalla zona industriale alla zona dove si vive, quindi le zone dove abbiamo la nostra città, diciamo tutto ravvicinato. Lo possiamo notare perché anche il nostro territorio è fatto così. Ogni castello ha una zona produttiva, ma è giusto che sia così? È frutto naturalmente della storia. Abbiamo avuto un altro PRG, quello del 92, che invece di migliorare la situazione forse l'ha peggiorata. È stato presentato dal nuovo governo che era di CPC, che però è caduto, okay? L'ha seguito un governo di CPSD, se non mi ricordo male, e da lì, diciamo, questo PRG non è mai stato attuato, almeno nelle sue linee guida, come era stato pensato, è stato modificato nel 95 da un testo unico, okay? E poi ha dato origine a tutta quella serie di, io le chiamo familismo amorale, cioè tutte quelle concessioni date dai segretari di Stato al territorio, al potentato economico di turno, alla famiglia che lo richiedeva di turno per costruire un pochino indistintamente delle cose di cui ancora portiamo in segno. Boh, mi viene da dire l'Ardina, per dirne uno. Vabbè, delato, diciamo, l'interesse di una persona che conosciamo tutti, ma... Ecco, che cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo un piano regolatore presentato da studio abbastanza importante, quello di Boeri, ci è costato circa 400.000 euro e adesso, visto che il governo che l'ha promosso, diciamo, in realtà è decaduto, bisognerà capire cosa fare di questo PRG. Però attenzione, bisogna innanzitutto parlare delle cose giuste, perché non è un vero PRG, perché non ha le leggi che lo attuano, è un master plan. Cioè, e anche Boeri stesso, nel venirlo a presentare a Marino, ha definito così, ha definito delle linee guida che poi il governo e il Parlamento di San Marino dovranno cercare di attuare nel fattivo. E allora è ora forse che il governo che dovrà attuare definirà delle regole che poi non vengono tutte le volte a seconda degli interessi dei singoli o dei potentati economici ridiscusse o comunque sorvolate dal segretario di turno. Cioè questo sarebbe perfetto. Oltretutto questo PRG, okay, che sarà presentato da questo governo dovrà capire le risorse economiche, perché una cosa è quello che è stato presentato, che sono tutte idee bellissime e che vorremmo tutti forse realizzare. Il problema è che la situazione economica del paese attuale bisogna vedere se lo permette. Okay, per esempio si parla, non lo so, non è più in gran parte, però sempre di superstrada sotterranea, ci vogliono degli investimenti economici molto importanti, oppure di un polo scolastico unito, ma anche quello è un progetto che l'Inter non è che ha bocciato, perché l'Inter non è che boccia le cose proprio di partito preso. Vede è un movimento che studia le cose approfonditamente e che cerca di farle in modo che tra 30-40 anni, visto che l'ambiente è una cosa che da qui dipenderà il futuro, non nostro, forse mio sì, ma soprattutto dei miei figli e di quelli che verranno dopo di noi, okay,
forse è giusto analizzare con cura ogni dettaglio. Se vai alla slide successiva, ecco, sicuramente avete visto che un'altra compagine di queste lezioni punta tutto su questo. Questi sono i suitable goals. Sono una serie di, come posso dire, punti di vista e, come posso dire, di temi che l'ONU ha presentato per uno sviluppo sostenibile. E anche qui non è che è contraria a questo tipo di sviluppo. Il problema è che massimo bisogna essere ipocriti, ok? Perché? Perché se noi vogliamo questo tipo di sviluppo, però puntualmente abbiamo il Marano e l'Ausan che vengono inquinati dalle nostre fabbriche e dalle nostre industrie, qualcosa non torna, inizia a non tornare. Venendo poi al settore immobiliare, cioè mi soffermo poco sui vari punti ma cerco di illustrare più. Settore immobiliare, anche qui, si dice spesso, cioè, se chiedete a un qualsiasi marino si dice quanti immobili abbiamo sfitti o dove non c'è nessuno, qualcuno ti dirà 6.000, qualcuno ti dirà 7.000, qualcuno ti dirà addirittura 10.000. Perché? Perché i dati anche qua trovarli è sempre molto difficile. Diciamo che qualcosa abbiamo trovato, grazie anche a un'indagine fatta da Sessini per l'anno 2010-2014, però quindi sono dati vecchi. Sappiamo che gli immobili, si stima che gli immobili in questo momento non utilizzati dalla Repubblica di San Marino siano circa 4.000, che è comunque un numero ampio, però non è quello che si dice, cioè 10.000, 15.000, 12.000. E cosa ne facciamo di questi immobili? Ecco, lo dirò alla fine, cioè a breve, tra poco, almeno quello che penso che Rete voglia provare a fare con questi immobili, ma soprattutto un'altra domanda che secondo me dobbiamo farci, un'altra slide, ma vabbè, tutte e due, è quanto questi immobili abbiano perso di valore in questi anni. C'è andata bene, diciamo. Diciamo che rispetto a Rimini e Riccione il nostro tessuto immobiliare si è svalutato solo del 20%, il loro anche del 33-34% se non mi ricordo male in questi ultimi anni. Il problema è che i nostri immobili, molti dei nostri immobili, sono proprietà dei istituti bancari, che li mettono a bilancio come se fossero qualcosa di valore. Il problema è che in questo momento gli stessi immobili sono paragonati in tutto e per tutto a degli NPL. Cioè, sono immobili che anno dopo anno perdono valore, ma noi continuiamo a mettere nei bilanci delle banche perché non vogliamo, cioè fondamentalmente le banche non vogliono togliere i bilanci perché altrimenti avrebbero un grosso problema, un serio problema di liquidità. Okay? Il problema sta però anche nel fatto che più noi li teniamo lì, più noi ignoriamo le normative che intanto vengono diramate a livello europeo e internazionale. Per esempio, i nostri immobili non si sa se rispettano tutti i nuovi parametri come l'antisismico, come l'efficientamento energetico in classe A, cioè rischiamo per 10 anni, se li teniamo sempre a bilancio delle banche, abbiamo degli immobili che valgono zero, okay, e che intanto non hanno ottenuto nessun tipo di qualifica o rigenerazione. Perché? E qui vado a concludere per cercare di essere di fare domanda a voi. Perché poi una direzione invece è l'Unione Europea e quei punti che sono stati fissati la data. E ritorno all'inizio. Riqualificazione e rigenerazione. Visto che fondamentalmente sono tutte direttive europee e internazionali, il consumo di suolo, okay, deve essere fermato. Okay. Quindi noi dobbiamo prendere gli immobili che sono già stati costruiti e cercare di farne qualcos'altro. E ve lo dico, la strada della rigenerazione è talmente battuta che l'Unione Europea ci ha destinato ingenti fondi in questi ultimi anni, addirittura se non sbaglio, leggevo oggi per programmi di rigenerazione, l'Unione Europea nel 2019 ha destinato 25 miliardi di euro totali alla rigenerazione urbana. Okay? Rigenerazione urbana che non è nient'altro che coinvolgere i cittadini, coinvolgere gruppi di esperti, coinvolgere il settore privato, per esempio quello che mi viene a dire è perché le grandi aziende di San Marino non investono mai sul territorio, se voglio dirlo, i loro proventi per progetti di rigenerazione. E soprattutto dobbiamo iniziare a pensare che rispetto a quando sono stati costruiti, quegli stessi immobili possono avere altri utilizzi, utilizzi temporanei, utilizzi sperimentali. Mi viene da dire, per esempio, un programma ce l'abbiamo. In Borgo avrete notato negli ultimi anni che numerose stabili che avevano attività in questo momento non ce li hanno più. Perché non proviamo a fare un centro sociale
dei giovani, come già sta diventando, perché in realtà lo è il centro della vita dei giovani, ma perché non proviamo a fare qualcosa di progettato tutti insieme e di provare a imitare anche i nostri vicini, eliminare le cantinette? Perché non proviamo a fare le cantinette del borgo? E perché dobbiamo sempre dire no, ma andiamo a sprecare tanti soldi, quando in realtà ci vengono offerte delle prospettive per cui noi possiamo cercare di farlo in maniera propedeutica, magari certi weekend, poi magari lo ampliamo alla primavera, poi a tutta l'estate e poi piano piano ampliamo tutto il progetto a tutto il resto dell'anno. Così si progetta oggi, così per esempio per dire le officine OGR a Torino, vi consiglio di andare a vederlo, erano delle fabbriche fondamentalmente, né più né meno, Torino ha un grande passato industriale e adesso invece le fabbriche diventano dei centri polifunzionali, dove nascono aziende, dove nascono start-up, dove si fanno concerti, dove si fanno eventi. Perché San Marino non può iniziare a fare questo? A brevissimo avremo uno stabile immenso, abbiamo già uno stabile come l'Aquila, vuoto, totalmente vuoto, e ne abbiamo un altro, Azzurro, che quasi è totalmente vuoto. Perché non si può iniziare a pensare che, visto che quel tipo di economia è probabilmente tramontata, quegli immobili non possono essere utilizzati per qualcos'altro? Io ho concluso.